eccellenza a livello del paese, e quello di oggi è in qualche modo identificabile con il terzo tassello, inaugurazione del centro ciclotrone PET per la produzione di traccianti radioattivi, un passo con il quale abbiamo voluto assicurare anche a Monza lo sviluppo di un vero e proprio polo oncologico, e questo riguarda i nostri cittadini, le nostre famiglie, i nostri pazienti che sanno di poter contare da oggi su un San Gerardo ancora più potente e all'avanguardia anche nel campo della diagnostica oncologica, poiché ai pazienti vengono messi a disposizione strumentazioni innovative, le più moderne disponibili sul mercato. E questo significa una tappa ulteriore in quel percorso di ammodernamento dell'ospedale San Gerardo, che assieme